Eccoci amici, eccoci, seconda puntata di Infernal Runner, percorso mortale, labirinto mortale. Eccoci qua, siamo qua. Siamo a buon punto, anzi, siamo oltre la metà del gioco, non manca tanto. Sto morendo di fame, quindi andiamo subito a prendere qualcosa qua, che mi ridà tutta l'energia. Salviamo, perché questo è un salto bastardo, Andiamo a vedere di finire di recuperare tutti gli oggetti. Questo è un salto bastardo. Questo è un salto bastardo che... Oh, che culo! È proprio qua che dovevo andare. Taccarmi la corda e andare di là, perché qua praticamente sono all'inizio del gioco. Vi ricordate questo? Questo non riesco a recuperarlo da nessun'altra parte, se non da qua. È molto bene così, quindi andiamo. Siamo all'inizio del gioco, c'è... No, non dovrebbe servirlo, no? Vai su in cima. Quindi c'è un altro anche giù lì, una valigetta ancora da aprire, che mi manca. Sono un coglione però, Sono un coglione, Non potevo prenderla quella su lì. Ok, apriamo questa, quindi adesso andiamo ad attivare questo interruttore, vediamo cosa fa. Attiviamo questo interruttore e ci riporta in cima al labirinto. Qua sono già stato, vi ricordate lì le onde elettromagnetiche che mi fottono. Perché ho premuto l'interruttore? Intanto salvo perché qua è difficile. Premo l'interruttore, adesso vediamo. Qua c'è un raggio che compare ogni tanto, bisogna lasciarlo comparire e poi provare a saltare di là. Perché altrimenti non ce la faremo, c'è una specie di materasso qua, una specie di materasso che... Oh, che culo, ok. Molto bene. C'è una mela da andare a prendere. Vi ricordate qua che avevo fatto vedere quel passaggio qua? L'interruttore in pratica crea la strada per andare a recuperare la valigetta, perché prima non c'era. Prima non c'era la strada per recuperare la valigetta, quindi l'interruttore mi porta su lì, tapirulan, e mi fa venire qua per recuperare questo che sapete che mi sa che è l'ultimo, quindi come vi dicevo, conoscendo il gioco non... E adesso andiamo a vedere la chicca, perché non sono finite le chicche di questo gioco, non sono finite per niente. Aspetta, salviamo prima di tutto, e durerà poco questo video, ma d'altronde qua devo andare giù. Insomma, io poi finirò anche la puntata scorsa, ma vabbè. Come avevo detto, tutto... Non mi ricordo più cosa avevo detto la prima puntata, ma... Praticamente... Allora, notate qualcosa di strano? Chi di voi nota qualcosa di strano in questa schermata? Dove c'è il mostro giù di sotto che non sono mai voluto giù? Era tutto qua. L'uscita era all'inizio del gioco. Vedete che si è aperta la porta? Si è aperta la porta! Sono morto per la fame, ma tanto abbiamo vite. Si è aperta la porta perché ho recuperato tutti gli oggetti, quindi possiamo fuggire da questo inferno. Aspettiamo ancora un attimo, possiamo fare un giro al mostro. E questa è anche un'altra chicca, cioè la fine. Era l'inizio del gioco praticamente, si sblocca tutto alla fine, guardate, adesso stiamo per vedere anche la magnifica schermata finale, ma vi tengo ancora un po' in sospenso, io non posso sparare, non posso fare niente, è un gioco straordinario, che conoscendolo bene, sì, però non è che, qua c'era solo da recuperare oggetti e basta, non c'era nient'altro da fare, il problema che era difficile. Difficile proprio in sé come gioco, come vite, ma perché c'è dei punti dove si perdono a nastro, se no dai, andiamo, finiamolo, usciamo da questo inferno, salutiamo il nostro amico qua, vieni qua, il mostro, salutiamolo. Ah, non mi fai più niente, non mi fai più niente, mostro, guarda che vuole uccidermi, usciamo, fuggiamo, ecco qua. Guardate la scenetta, fantastico. Fantastico, con tutto quel casino qua, portato via in barella, ci siamo nascosti, come? Speriamo che non sia morto. E riparte così, riparte questo Infernal Runner, questo labirinto mortale, un gioco veramente epicissimo. Giustizia Violenta e Walter Liberale, mi chiedo scusa perché se l'ho fatto aspettare tanto, ma... Purtroppo poco tempo, però prima o poi io arrivo sempre. Per qualsiasi
qualsiasi di voi che ha qualcosa da chiedermi, andare avanti da finire, sono sempre disponibile. È stato un piacere, alla prossima, ciao!